Oggi ce la cantiamo e suoniamo perché siamo alla presentazione del libro di Giampaolo Colletti, WW Workers. Chi sono i WW Workers? Siete anche voi, siete tu e Maria Alessandra, cioè quelli che hanno deciso di in qualche modo di puntare sulle passioni, sul web e di inventarsi un lavoro online. Queste sono i WW Workers e oggi abbiamo raccontato alcune storie qui a Roma. Quante storie? Quali sono le storie che racconti nel tuo libro? Ma le storie sono diverse, sono storie poi di donne, di uomini, di persone anche molto avanti negli anni che decidono di inventarsi un lavoro sul web e di farlo spesso in casa con amici e parenti, quindi il tinello al posto dell'ufficio, si telelavora. Perché diventare WW Workers? Quali sono i vantaggi? E gli svantaggi però, perché ce ne sono e molti. Assolutamente. Il vantaggio è che non bisogna timbrare un cartellino, che ci si può lavorare da casa tranquillamente senza farsi un'ora di traffico al mattino e la sera, che non bisogna necessariamente vedere i colleghi di lavoro, ma si sta più tempo con i propri parenti, familiari, con il proprio figlio. Molte donne hanno scelto di diventare WW Workers per questa ragione. Lo svantaggio è che non si sa come va a finire, quindi occorre avere un piccolo paracadute economico. Allora, per chi vuole fare della propria passione un lavoro, WW Workers di Giampaolo Colletti. Grazie, dove troverete anche la storia di Monti TV. Qual è il futuro di questa nuova professione, WW Workers? Diciamo che è un futuro luminoso, proprio perché le professionalità, pian piano che si svilupperanno le tecnologie, aumenteranno, si diversificheranno e ci saranno mestieri che oggi sono anche inimmaginabili che potranno invece affermarsi nel mondo del lavoro, per cui la creatività, la fantasia e l'impegno, lo studio serviranno veramente a tanti giovani anche di buona volontà, con delle idee, con delle anche delle esperienze formative, a crearsi un futuro diverso e quindi a diventare dei lavoratori a 3W. Quindi è ancora possibile fare della propria passione un lavoro? Ma sicuramente non solo è ancora possibile, ma è più possibile di una volta. Una volta bisognava lavorare in modo, come dire, non solo per guadagnare dei soldi, ma anche per soddisfare le proprie, ovviamente, aspirazioni, le proprie capacità, eccetera. Oggi ancora di più si può credere in quello che si fa, perché la componente creativa aumenta tantissimo e la personalità, la personalizzazione può emergere in maniera molto più significativa. Ognuno è imprenditore di se stesso, ecco. Non dobbiamo, il lavoro forse in futuro non sarà più il lavoro dipendente così come siamo abituati, ma sarà un insieme di professionalità, di mestieri, di attività, e quindi da questo punto di vista ognuno potrà essere anche più soddisfatto, io ritengo. Poi, come dire, lo vedremo tra qualche anno.